sembra che la responsabilità di tutto quello che è successo dipenda dal decreto che ha fatto il governo nel 2014. In realtà le responsabilità vengono ben prima, perché quel decreto è arrivato a monte, a fond, come dire, in fondo, In a fondo valle, si ha un ad un percorso. disastro che viene da diverse situazioni. Viene intanto dal susseguirsi di una gestione certo non buona dei vari consigli di amministrazione. Devo dire, si parla di banca del territorio, ma io le dico così, ma quale banca del territorio quando la gran parte di quelli che sono i crediti deteriorati vengono da quelle che sono state operazioni di finanziamento agli amici degli amici, Ben al di fuori là, da, ben al di ben là al del di là territorio, del ebbene. Quindi, territorio. come dire, c'è stata anche una mala gestione naturalmente, con responsabilità diverse. E rispetto a questo io dico faccia presto la magistratura, grazie, diciamo, sia al lavoro che fa, e lo dico in modo molto chiaro, chi ha pagato, cioè chi ha sbagliato, deve pagare. Comunque, ieri cosa è successo in Senato? È successo che a fronte di un decreto che è stato profondamente diverso da quello del dicembre, qui è bene ricostruire, provo a farlo velocemente, o meglio, non il decreto, la legge di stabilità fatta a dicembre conteneva quel passaggio della costituzione del fondo di ristoro per massimo con un tetto di 100 milioni di euro. Perché è stato fatto quel tetto e perché soltanto quel fondo di 100 milioni di euro? E qualcuno mi dice perché quello che avete fatto oggi non l'avete fatto ieri? E io dico in modo molto chiaro, in modo onesto, sono cittadina di questa città, ho fatto l'amministratore, ci tengo tanto a questa città, ci ho messo la faccia, ce la metto, non ho problemi. Dico che allora non era possibile. Con il nuovo decreto che abbiamo approvato ieri è stato tolto il tetto al fondo, cioè il fondo è lo stesso, ma è un fondo illimitato, cioè nel senso illimitato perché? Perché tutti coloro che hanno perso saranno ristorati. In che modo saranno ristorati? Era già previsto nel decreto con le due modalità. Quello dell'arbitrato a cui possono accedere tutti coloro che hanno perso, il decreto attuativo dell'arbitrato, quello appunto che conterrà le regole, le procedure per l'arbitrato, uscirà entro il 30 di giugno. Ma coloro che non vogliono aspettare i tempi dell'arbitrato possono, diciamo così, avere quello che si chiama appunto l'accesso immediato. Questo naturalmente dentro a regole con i due elementi che dicono se tu non vuoi fare l'arbitrato ma vuoi avere appunto l'immediato ristoro, L'accesso. l'accesso immediato, devi avere due requisiti. Uno, 35.000 euro di reddito IRPEF, l'altro 100.000 euro di reddito mobiliare. Che cosa abbiamo migliorato? Volevamo portare a casa anche altri risultati, ma non sempre si riesce a fare tutto. Insomma, io stesso presento anche emendamenti che andavano oltre questo. Ma intanto la cosa importante è che noi abbiamo ampliato la platea con riferimento ai cittadini che sceglieranno non l'arbitrato, ma diciamo così l'accesso immediato, perché lì si parlava di 35.000 euro di reddito IRPEF lordo. Noi abbiamo cambiato con un emendamento da lordo a complessivo. Questo è un passaggio importante, come è stato importante aver fatto un'altra cosa, quello di aver ampliato da 4 a 6 mesi il tempo di presentazione dell'istanza e l'altro quello di aver permesso, cioè permesso di aver, diciamo così, chiesto e imposto alle banche di essere loro che devono dare ai cittadini la documentazione.